Non doveva chiamarsi l'incontro, ma il nome della rubrica appropriata a questa puntata sarebbe stata Benvenuto Sindaco, benvenuto nella Nuova Calabria. Ma lei vorrebbe andare nella Nuova Calabria? Qual è la Nuova Calabria? Quella che dovrà venire fuori da questo contesto politico, da tutta questa storia. E tu sai qual è la Nuova Calabria? La Nuova Calabria, questa sì, la vorremmo... Aspettiamo di vedere come... Ma lei come la vede? Si faccia un'idea. Parliamo subito del regionale, a me interessa comune e provincia. Per carità, lei è già un bipresidente, un terpresidente, presidente 3, una bella presidenza, ma non era questo il tema dell'incontro, assolutamente. Non, però una visione politica. Visione, aspettiamo che i partiti decidano chi sarà il candidato definitivo e si accettano, diciamo, le candidature che si sono poste. Sì, ma di grande effetto è stata la sua iniziale uscita. Catanzaro ha diritto ad avere un presidente alla regione che sia catanzarese. All'inizio è stata una mia richiesta di tenere presente che Catanzaro è il capoluogo di regione, più che fare una richiesta della presidenza. Quindi di dare dignità al capoluogo di regione, perché credo che se andassimo a controllare tutti i finanziamenti che sono stati erogati negli anni, troveremmo una bella differenza tra le varie province. Quindi deve essere una Calabria tutta unita, quindi bisognerebbe spartire, fare la spartizione dei fondi e tenere presente che ci sono tantissimi territori. Ancora più deboli di Catanzaro sono Vibo Crotone e Lamezia. A Lamezia dovranno rinnovare il Consiglio Comunale dopo... Spero presto, perché Lamezia ha bisogno di essere amministrata. Lamezia è stata fortemente penalizzata. Lamezia ha un finanziamento di 23 milioni di euro per quanto riguarda agenda urbana, ha un altro finanziamento di circa 30 milioni di euro che gli deriva da un vecchio finanziamento dello Stato. Lamezia dovrà disegnare, lunedì sarò proprio lì, attraverso il nuovo CIS, dovrà fare una nuova programmazione, e c'è bisogno anche della politica. Ma perché lei fuma il sigaro? Fumo il sigaro perché... E Berlusconi no? Berlusconi? Te lo dovrei chiedere a Berlusconi, ma lei glielo può chiedere a Berlusconi? Io no, assolutamente. Fumo il sigaro perché mi piace. È dolce. Da ex fumatore ho preferito fumare il sigaro, fa meno male della sigaretta. Senta, sindaco Giorgio Abramo, che io conosco da ragazzino, bazzicavo la famiglia, la tipografia del papà quando facevamo con Peppino Papaleo, Peppe Papaleo, un giornale, l'Opinione, ed era sempre un bel confronto. Volevo dirle, lei è cresciuto moltissimo e negli ultimi tempi è stato anche un avversario di Mario Oliverio, perché la regione non dà niente, da poco, non dà in maniera puntuale risposte e soldi. C'è poca conoscenza dei settori, io faccio a botte con la Regione Calabria, innanzitutto per il sistema dei rifiuti, come presidente del Lato, perché non c'è una programmazione. Abbiamo consentito ai privati in tanti anni di aprire discariche, dal 2004 c'è una legge che prevedeva che la parte nord della Calabria, centro e sud, si realizzassero impianti e discariche a supporto. Solo l'area della centrale della Calabria ha fatto impianti e discariche, però è diventata la pattumiera della Calabria, perché alcuni sindaci hanno consentito di far scaricare per esempio ad Alli, a Pianopoli, a Lamezia, a Crotone. Non credo che sia stata una cosa giusta. Per esempio Alli doveva esaurirsi nel 2018, l'abbiamo chiuso nel 2010, hanno scaricato dalla provincia di Cosenza 150.000 tonnellate. E vedere oggi che ancora alcune province, proprio in questi giorni è uscito sul giornale, non sono riuscite a identificare neanche l'area dove fare l'impianto con relativa discarica, è veramente triste. Noi abbiamo iniziato nel 2012 e consegneremo l'impianto nel mese di ottobre, 80 milioni di investimenti. E vedere le altre province fa veramente pena, perché credo che dal 1 gennaio ci saranno grossi problemi per le altre province. Poi c'è il sistema dell'acqua, abbiamo una solica che da 7 anni in liquidazione, quindi in 5 anni non si è fatto assolutamente niente, in liquidazione era e in liquidazione è rimasta. Poi c'è la rimodulazione dei fondi europei,
non bisogna confondersi, perché la percentuale che in questo momento la Regione dà come spesa sui fondi europei sono l'impegnato, ma non il rendicontato, che è una cosa completamente diversa. Noi abbiamo rendicontato il 6-7% dei fondi europei senza creare neanche occupazione, quindi una Regione che soffre ancora dal punto di vista produttivo, perché dovremmo cominciare a produrre per dare risposta ai giovani. Gli enti pubblici non ce la fanno più, quindi è normale che io faccia a botte con la Regione. Poi non parlare della sanità. Vabbè, quello è un discorso a parte, che sicuramente andrebbe approfondito. Va approfondito, va discusso e va soprattutto, secondo me, parcellizzato, cioè settore per settore della sanità. Certo. Per capire veramente quali sono i meccanismi che non girano, da dove sta, se c'è il marcio, perché qualcosa di marcio c'è. Ma lì è molto facile, perché basterebbe fare la stazione unica appaltante su 3 miliardi e 7, risparmieremo sicuramente dal 10 al 20%, e già usciremmo fuori dal commissariamento per lo sforamento della spesa. Bisognerebbe guardare con molta attenzione se viene distribuito in Calabria per ogni cittadino quello che viene distribuito a un cittadino di Milano. E poi bisognerebbe entrare nelle farmacie degli ospedali per capire che l'obsolescenza del farmaco può essere una cosa che si tratta con un sistema di procurement, per cui potremmo evitare il 30% di obsolescenza del farmaco attraverso i privati che potrebbero gestire le farmacie, quindi a carico loro è l'obsolescenza del farmaco. Potremmo fare la carta clinica elettronica per evitare che qualcuno prelievi i farmaci senza poi l'utilizzo all'interno dell'ospedale. C'è tanto da fare, però mi dispiace che di questo neanche se ne discute, perché chi va lì a governare la regione o un qualsiasi ente deve amministrare. Se oggi uno che viene eletto, un qualsiasi amministratore che viene eletto, si mette a fare politica e va in giro a fare inaugurazione, sicuramente non riesce a governare la macchina. Certo che da cittadino, da comunicatore, da giornalista, mi sarei e mi divertirei moltissimo, e come me penso tanti, se per esempio si scatenasse nella prossima campagna elettorale questo confronto fra Oliverio e Abramo. Insomma, lei è uno che non le manda a dire le cose, le dice come stanno. Guardi, io ho studiato tantissimo, ho cercato di imparare dagli altri. Ma lei come lo mette questo confronto? Ma io ritengo che Oliverio sia un buon politico, però ho sempre ritenuto che è un pessimo amministratore. Sono due mestieri completamente diversi. Credo che la regione debba essere amministrata prima di tutto. Per amministrarla bisogna stare ogni giorno a contatto con i dirigenti e dare l'impulso ai dirigenti. Non puoi lasciarli liberi di programmare senza avere un input da parte del presidente. E la stessa cosa dicasi per la giunta. Io molto spesso parlo con gli assessori, tutte persone per bene, vorrebbero fare, ma poi vengono bloccati perché vogliono l'ok da parte del presidente. Quindi credo che governare da solo non sia una cosa giusta, credo che poi un po' di input bisogna darle. Oppure puoi anche decidere di essere, come dire, un piccolo dittatore, però almeno devi stare lì ogni giorno per governare la macchina. Invece questa macchina non la governa nessuno. È un bel problema. Un bel problema. No, sorrido per un'espressione che lei ha detto, essere un dittatore. Ma lo sai che qualcuno dice che lei lo è il dittatore a Palazzo De Nobile? Non è così, perché se nelle mie aziende ho sempre demandato i vari dirigenti a gestire l'azienda, se per esempio l'AMC o la Catanzaro Servizio dei buoni amministratori li ho sempre lasciati liberi, alla presidenza per esempio alla provincia ho un vicepresidente che lascio completamente libero. Infatti qualcuno, se intervistasse il vicepresidente rispetto alle cose che gli avevano detto, il vicepresidente mi dice giustamente: non credevo che tu mi lasciassi tanto campo libero. Gli ho detto: guarda, ti lascio campo libero perché mi fido. Allora bisogna fidarsi delle persone. Quando io mi fido, lascio campo libero. La fiducia. Ma lei, sbrogliamo un nodo, sindaco. È lei che ha fatto qualcosa a Tallini o Tallini ha fatto qualcosa a lei? Non siamo fatti niente a vicenda, assolutamente. Sono cronache di stampa, sulla cronaca di stampa. No, dicono di tutto e di sono più. Sono parole
dette proprio dal consigliere regionale Mimmo Tallini. No, non è vero, perché Abramo non si può risentire con me, sono io che mi risento con Abramo. Si possono essere piccoli sentimenti, però c'è sempre stata grande correttezza, onestamente, da entrambe le parti. Quindi sono anni, insomma, che abbiamo deciso di mandare avanti questo centrodestra, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, vincendo al comune, vincendo la provincia. Non era una cosa facile vincere per la quarta volta. La gente si stanca a vederti per la quarta volta sindaco di Catanzaro o sindaco in generale. Infatti nessuno è riuscito, neanche Enzo Bianco ci è riuscito. Però poi alla fine è prevalso il buon senso, perché comunque siamo in un momento particolare per quanto riguarda gli enti pubblici, gli enti locali. Non sono più i tempi di una volta. Qualcuno dice, ma nel 2001 era un po' diverso. Sì, ma nel 2001, io mi ricordo, avevo circa 15 milioni di euro disponibili per poter spendere come volevo e quindi riuscivi a dare risposte. Oggi qualcuno dovrebbe chiedersi se i quattro comuni capoluoghi di provincia e i comuni comunque superiori a 15.000 abitanti, la maggior parte sono tutti in dissesto. E noi non lo siamo, e addirittura paghiamo i fornitori a 24 giorni, qualche motivo ci sarà, e quindi l'eredità che lascerò sicuramente sarà un bilancio che permetterà a chiunque di poter governare questa città. Ah, questa è una bella assicurazione, ma soprattutto è una botta all'opposizione. Assolutamente sì, se lei pensi che anche la regione oggi ha problemi di cassa, perché al di là dei fondi comunitari comincia a non pagare i fornitori, e la regione ha un bilancio di 7 miliardi di euro, quindi sì. Ci si potrebbe lavorare tantissimo sulla parte finanziaria, però se non amministri bene, come se fosse un'azienda. Ieri proprio al convegno del Lupi si è detto anche questo, sono venuti gli altri presidenti, nonché il direttore generale del Lupi, sulla mia Unione delle Province Italiane, sulla mia affermazione che ormai gli enti sono diventati delle aziende, tutti mi hanno dato ragione, perché non ti arrivano più soldi dallo Stato, quelli sono, se li spendi e li fai fruttare sicuramente avrai risultati eccezionali, altrimenti rischi di mandarle veramente a gambinare. Le crisi di coscienza, ne ha mai avuto qualcuna? Lei per esempio dice no, io adesso devo fare l'amministratore, me ne frego della politica. Ma io ho fatto solo, ho sempre l'amministratore. La politica? L'ho sempre lasciato da parte. Ah, quindi ha ragione Tallini. Dicevo sì. Politico, lui fa l'amministratore, non sì, il sì. Politico. Sì, sì. È vero. Ed è un punto di merito per i cittadini, perlomeno i cittadini in questa affermazione dovrebbero vedere un punto di merito per lei. Ma per la politica, per poterla fare, non devi avere un peso come lo sia oggi di un comune capoluogo di regione, di provincia, sulle spalle. Allora, ma noi siamo politica, capoluogo di regione. Noi lo siamo, lo stiamo dimostrando nei fatti. Quale? Per la buona amministrazione, per il fatto che sui tavoli regionali siamo solo noi presenti, gli altri sindaci neanche partecipano. Basta informarsi alla Regione Calabria sulla vicenda dei rifiuti, dell'acqua, dei fondi europei, le varie conferenze stampa che sono state fatte anche dal Presidente della Regione, dove io ho criticato il finanziamento, per esempio, per i centri storici riguardanti, per esempio, il car sharing elettrico, perché ho detto che non è quello per la logistica, che non è quello il problema dei centri storici. Quando hanno presentato per 30 milioni gli impianti a LED per tutta la Calabria, perché io ho dimostrato che con un project financing fatto con Enel Sole abbiamo fatto 8 milioni di investimento senza togliere neanche un centesimo, quindi garantendo un contratto per 7 anni. Io contesto tutta la spesa che normalmente fa la Regione Calabria, i 30 milioni, 40 milioni che hanno speso di euro per aumentare il numero dei posti barca, essendoci 23 porti cosa spendiamo? 700-800 mila euro a porto, non ci fa neanche 50 metri di banchina in cemento armato, quindi sono tutti soldi buttati, soldi spesi perché si arriva in ritardo e allora rischi che ti vengono revocati e alla fine si inventano questi bandi che non servono assolutamente a niente. E noi lo dimostriamo ogni giorno, perché nessuno sui tavoli partecipa dei miei colleghi sindaci, lo dico con molta chiarezza. Nessuno ha le idee chiare di come funzionano questi sistemi, non c'è stata nessuna proposta da far uscire dall'emergenza, per esempio, i rifiuti. Io ho mandato una lettera a tutti i prefetti, per esempio, come Presidente dell'ATO, dicendo che c'era l'emergenza e ho costretto la Regione a fare un piano sulle discariche.
insieme all'assessore Rizzo, che mi dà, per dire la verità, grande visibilità perché mi dice sempre sei l'unico che sta lavorando sul sistema. Basta informarsi alla Regione Calabria, ma poi non solo, anche avere i conti in ordine in questo momento, non avere pendenze, significa avere la capacità di saper amministrare. Non abbiamo perso neanche un finanziamento, per esempio dall'Europa, su tutte le progettazioni. E abbiamo le Certo, idee chiare anche per il futuro, non solo del il capoluogo di regione. futuro, il suo identikit. Io, se fossi Salvini, avrei capito che lei è il mio identikit, l'identikit della Lega come candidato. Ma io preferirei che i partiti ogni tanto mettessero due o tre persone intorno a un tavolo e facessero delle domande e valutassero effettivamente anche i programmi e i progetti che tu vuoi realizzare, se hai la competenza per poterlo fare, perché oggi come oggi si parla di competenza. Oggi come oggi non si parlava, per esempio, della diminuzione del numero dei parlamentari. Io dico che non è un problema dei numeri, è un problema di qualità, è una cosa completamente diversa. Io credo che ogni parlamentare debba avere l'obiettivo di magari interessarsi di una singola cosa, però portarla a buon fine. Non ci servono i parlamentari che fanno solamente richieste che poi cadono nel nulla, interpellanze che cadono nel nulla. Io credo che bisogna tra parlamentari riunirsi, fare squadra e soprattutto esaminare alcune problematiche che ormai, di cui ne parliamo per esempio da 40 anni, no? Si parla adesso di una legge per il Sud, si parla che il Sud ha bisogno di investimenti, ma un progetto c'è. Io quando lo chiedo nessuno mi sa rispondere. Perché evidentemente non Non c'è. c'è, non c'è assolutamente, non hanno le idee chiare. Alcuni parlano di infrastrutture, alcuni parlano di mafia. E allora quando si parla di mafia io chiedo del perché esistono loro delle imprese che sono ormai diventate, si sono addirittura accreditate a livello nazionale e internazionale. No? Abbiamo Caffo all'Imbari, vuol dire il centro, no? Del fenomeno mafioso, eppure CAF è un'azienda leader in Italia. Abbiamo Pippo Calico, c'era il mio vecchio gruppo, io sono uscito dal gruppo Branco, un gruppo importante, quindi si può fare impresa. Quando si parla di infrastrutture, dice la Calabria ha bisogno di infrastrutture, sì, ma se io faccio il treno veloce, se io faccio l'autostrada veloce, poi cosa ci mandi? Disoccupati? La stessa cosa, noi abbiamo fatto una bella programmazione, per esempio sul Politeama, un bellissimo teatro, una bellissima programmazione. Ma la mia, in questo momento, la mia idea è che vorrei fare andare tutti al Politeama, se lo dovrebbero permettere tutti. Quindi per me è più importante dare un reddito alle famiglie calabresi che non solamente fare, le infrastrutture per poi, farle utilizzare solamente a pochi. Io vorrei che tutta la città potesse utilizzare queste infrastrutture. È la stessa cosa per la Calabria. Le infrastrutture servono, intendiamoci, non è che Ma non portano niente le indubbiamente portano infrastrutture. occupazione, portano Sì, economia. ma è occupazione temporanea, momentanea, noi abbiamo bisogno del sistema produttivo. Molti pensano che oggi si possa fare impresa mettendo a disposizione dei contributi. Non si può fare impresa, perché la fase di start-up è troppo lunga, perché c'è crisi e ti vai a scontrare con chi sta sul mercato ormai da decenni. Quindi l'unico sistema è capire come funziona il PIL calabrese e cominciare a produrre quello che noi consumiamo. E nessuno sa, e questo ne parlo spesso anche con gli industriali, che gli imprenditori che oggi ci sono, se facessero un investimento col credito d'imposta e l'iperammortamento, su 10 milioni investiti ne tornerebbero 12. Con un sistema automatico, senza aspettare i fondi della Comunità Europea, vai all'Agenzia delle Entrate e dice voglio fare un investimento, anziché pagare IVA e pagare i contributi per gli stipendi, ti paghi l'investimento. Ma non se ne parla di questo, perché non si entra nel merito, non si entra tecnicamente, quindi nessuno sa come si può risolvere il problema produttivo in Calabria. Noi Sì. produciamo, noi abbiamo 23-24 miliardi di PIL, noi produciamo solo il 13%. Se non Quindi cominciamo a molto poco, molto produrre, poco non produciamo rispetto a... niente, niente. E quindi se non cominciamo a pensare di produrre di quei 23 miliardi almeno altri 6-7 miliardi, il problema dei 300.000 disoccupati non lo risolveremo mai. Perché io da lì vorrei partire, non da singoli progetti che ti possono dare occupazione per 500 posti, 100 posti. Noi dobbiamo partire dai 300.000 disoccupati che abbiamo. Perché
perché altrimenti la Calabria diventerà una regione di anziani e di pensionati. Stessa cosa dicasi per le piccole comunità. C'è qualcuno che ha un progetto per le piccole comunità? Nessuno. Nessuno ne parla, nessuno si preoccupa. Cercano solamente di dare ogni tanto qualche piccolo finanziamento per accontentarlo, ma i piccoli paesi, soprattutto quelli montani, rischiano di morire. Sindaco Abramo, San Leonardo di Catanzaro, quartiere Ilmo di una volta, ma lei ci va a parlare con i giovani o ha paura Come dei giovani? no? No, io sto sempre tra i giovani, mi piace tantissimo stare tra i giovani, secondo Ma che me dice? saranno Cosa le... loro. Sono belli, i giovani di oggi sono belli, bisogna dargli solamente spazio e molto spesso anche nella pubblica amministrazione non riescono a trovare spazio perché non viene, come dire, premiata la capacità, non viene premiata, diciamo, l'eccellenza molto spesso. Non si può mettere una persona perché ti è amica o perché politicamente ti ha votato, devi mettere una persona perché ci sa fare. E allora io qualche piccolo esempio lo posso sicuramente portare avanti, no? Tipo Gianvito Casadonte, è stato un giovane a cui ho dato la possibilità di, come dire, di gestire il teatro e ha fatto cose bellissime, oltre al Magna Grecia Film Festival. Abbiamo avuto i ragazzi dei Silent Week, che ormai sono noti in tutta Italia, abbiamo avuto i ragazzi di Altrove, quindi abbiamo dato il Museo del Rock. Ho dato grande spazio ai giovani, ogni giovane che è venuto a presentarmi un progetto, non solo ho sponsorizzato il progetto, ma li ho invitati ad andare avanti, a farli crescere e oggi hanno ottenuto dei bei risultati. Quindi di questo credo possa spendere Sì, una parola a mio favore. certamente, se ne deve Per non dare parlare che con i atto. concorsi avete visto che 3 anni fa ho fatto i concorsi e nessuno ha potuto l'idea, sono entrati dei giovani preparatissime, sono loro che cambieranno anche L'amministrazione, la pubblica dice. amministrazione, sì, perché c'è bisogno di grande preparazione, ma c'è bisogno anche di mettersi a disposizione con l'intelligenza, questo lo fai, della collettività. Perché la gente ha bisogno di avere risposte concrete e molto spesso l'amministrazione pubblica non la Sindaco Abramo, 3 legislature, dà. 4 legislature, Quarto, questa è la quarta. Una volta le scuole elementari andavano fino alla quinta, adesso io perso memoria, non lo so se ce ne può essere una quinta, ma di queste 4 legislature in cui lei ha governato, quale le è rimasta più impressa? Perché? Per un fatto di simpatia, di capacità, di la più proposta? bella è stata la seconda quando vinsi col No, ma al di 74%, là la del suo soddisfazione. plebiscito. Ma credo che la più importante sia proprio questa, perché la programmazione che stiamo riuscendo a fare adesso, la vedrete fra qualche anno, la vedrete fra 2 o 3 anni, è una programmazione che non ero mai riuscito a fare in passato. Allora le faccio adiuvandomi un'altra, aggiungo alla precedente così battuta, la consideri come quello che vuole. Qual è stata... In quale legislatura lei ha avuto una vera opposizione? Ma l'opposizione c'è sempre stata al Comune. Io ho sempre detto all'opposizione che vorrei che fosse un'opposizione costruttiva, vorrei delle proposte, ma non delle proposte per dire ah, domani apriamo una piazza, domani facciamo questo, domani facciamo quell'altro, perché quando si fa una richiesta la devi fare anche dal punto di vista tecnico e devi dire da dove prende anche i finanziamenti, perché altrimenti io potrei dire benissimo cosa vorrei fare domani nella mia città, ma se poi vado a vedere che nel bilancio non ci sono queste possibilità e che normalmente tutte le infrastrutture, tutte le cose che facciamo, utilizziamo sicuramente fondi o bandi che non provengono dal bilancio del comune, bisogna avere una programmazione a medio-lungo termine e cercare di fare tutto quello che c'è da fare, come stiamo facendo, ma attraverso finanziamenti extra. Sindaco, è vero che lei ha ricevuto richieste di adozione, non sua, ma di chi vorrebbe essere adottato da lei per la futura legislazione? Ma credo che quello si... No, No, qualcuno lo sta adottando, l'ha adottato. non abbiamo adottato nessuno, ci sono dei giovani che in questo momento si stanno facendo avanti dal punto di vista amministrativo, ma ce ne sono parecchi, però
Poi è normale che sceglierà la politica, ma sceglierà anche i cittadini, in base alle capacità. Ma credo che usciranno fuori questi giovani, ce ne sono parecchi, onestamente. Sì, con il sindaco Sergio Abramo potremmo perdere, non perdere, potremmo utilizzare il tempo all'infinito, ma chissà che non ci sia un secondo incontro, sempre se, secondo le sue disponibilità di tempo, no? Il piacere di stare in una nuova Calabria, come lui la vede, in quella nuova Calabria che auspica anche di poter guidare. Non l'ho detto. No, 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 lei non l'ha detto, è un auspicio, poi ognuno può pensare ciò che Faccio il vuole sindaco e il presidente della della provincia. provincia. E lei manca il terzo, la terza presidenza le mancherebbe, lei la vorrebbe, va bene, ma non, se non è su questo terreno che voglio concludere l'incontro. Piuttosto su un punto, ma a Germaneto, ma all'università. Perché l'ha fatta spostare? Io l'ho fatta spostare. No? 1992, ancora ero piccolino. Mancavano ancora 8 anni per entrare a fare il sindaco. 1992 si è deciso. E poi si è verificato nel 94. Che errore! Medicina no, perché una dimensione come quella dell'ospedale di Germaneto non avremmo potuto allocarla in città, ma sicuramente giurisprudenza sì. C'erano tutte Ospedale, le che brutta parola, caratteristiche. ospedale. Ospedale già di per sé è una brutta parola, dà una visione di In tristezza. Calabria? Pugliese, Ma noi abbiamo il pugliese. dal punto di vista, diciamo, sanitario, non è uguale in Calabria, tutti vogliono venire qui al Pugliese, però bisogna continuare a nominare i primari senza che la politica si interessi di questo, perché se si interessa pure la politica è finito. Benissimo. Bisognerebbe dare merito a chi sa fare il primario e io ho fatto delle lotte anche per gente che era di centro-sinistra, però erano persone capaci, sicuramente. C'è bisogno comunque di una nuova infrastruttura, sicuramente sì, ma c'è bisogno a livello degli ospedali, c'è bisogno di tantissime, diciamo, nuovi edifici. Quello che è stato portato avanti con una conferenza stampa che verranno finanziati i nuovi ospedali è un'altra presa in giro. Ecco perché entro sempre nel merito e nel tecnico delle questioni. Perché l'ospedale Catanzaro costa 180 milioni di euro, quello di Cosenza costa oltre 300, e se tu scrivi accanto che ci sarà un project financing di un privato che ti mette 90 milioni di euro, come si riprende il privato 90 milioni di euro? Il project financing che te lo prendi, tu ci metti dei soldi perché poi ti riprendi i servizi, ma i servizi dell'ospedale Pugliese sono 13 milioni. Considerando che su 13 milioni tu puoi guadagnare il 20% se non ci sono imbrogli, il 20% su 13 sono circa 3 milioni. E 90 milioni, quindi quanti anni dovresti aspettare per recuperarti i 90 milioni? È una presa in giro, perché siccome non c'erano i soldi per tutti, hanno preferito mettere il project del 50%, vedi Vibo per esempio, un project del 25%, quell'ospedale non è mai andato avanti, figuriamoci col 50%, è una presa in giro. Perché i servizi non li pagano il privato che dovrebbe mettere 90 milioni di euro. E poi il privato dovrebbe mettere 90 milioni di euro per riprenderli dall'ospedale, degli ospedali dell'ASP che non pagano. Ma io ecco perché dico che bisogna entrare nel merito delle questioni molto spesso. Debito delle ASP è uscito su qualche giorno fa, ospedale di l'ASP di Cosenza. 1 milione di euro di debito. È costato 4, cioè abbiamo pagato per 3 volte il capitale con gli interessi per aver pagato in ritardo, ma non una fornitura da 1 milione. Abbiamo letto sul giornale 7 milioni 28, 1 milione 4, quindi capitale con interessi quadruplicato. Ma avete idea che danni abbiamo fatto alla Calabria? Allora, una regione che gestisce un bilancio di 7 miliardi di euro dovrebbe avere la capacità finanziariamente di supportare gli ospedali ed evitare che si pagano tutti questi interessi. Perché se ci sono gli ospedali che hanno dei debiti, tu puoi contrarre un mutuo, visto che i tassi di interesse sono l'1%, perché sono bassissimi,
ed evitare che si quadruplichi invece il debito per via degli interessi legali che vengono oggi portati avanti dalle aziende che... Le posso strappare, rubare una promessa, Sì. futuribile o possibile. Io le volevo offrire un caffè, non in questa occasione, ma oggi tutti i bar sono chiusi, è sabato fascista. Volevo dire, se io vengo alla cittadella, lei me lo offrirà, la lingua batte dove il dente duole. Se io vengo a Palazzo dei Nobili, ho detto la cittadella, e non lo so. Se vengo alla, se vengo, faccio confusione, se vengo alla cittadella a trovarla, me lo offre un caffè? Certo, ci sono sempre la cittadella, tutti i giorni sono là per seguirmi i Anche in quella fidanzamenti, stanza, come presidente io dell'ARPA. amo le stanze No, presidenziali. io vado nelle stanze dove bisogna lavorare e bisogna portare avanti i progetti, quindi se vieni mi trova la cittadella. Perfetto. Già giorno 1 sarò già lì, quindi può venire tranquillamente sia la cittadella, Sì, sia la subito, provincia, sia il la giorno dopo, comune. giorno, ha già fissato la Già data lunedì dico delle elezioni. sono Ah, lì. lunedì, avevo sentito un numero, dico, forse ha già fissato l'elezione del giorno dopo Quindi a elezioni. Bramo si trova o al comune, o alla provincia, o alla regione per lavoro. Era quello che volevamo sentire. No, Grazie, grazie sindaco, grazie. Grazie Grazie a a voi. Sergio, lo posso chiamare Sergio, Sì, forse. grazie. Perfetto.